Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Gabriella. Sono Zhang, benvenuti al nostro programma China Walking Tour. Oggi siamo a... Ci troviamo a Dongyuansun, che è un villaggio presso Ruiyang, nella zona di Wenzhou, nella provincia dello Zhejiang. È un villaggio molto speciale. Molto speciale, c'è anche un patrimonio culturale immateriale, ma per me la prima impressione è il caldo. Oggi fa 38 gradi. Allora andiamo subito all'ombra. Dai, andiamo subito all'ombra. Ad ombra. E poi questo ci troviamo in un cortile molto particolare. Sì, molto tipico del sud della Cina, adesso ve lo descriveremo, ed è appunto qui ci vive ancora gente, sono soprattutto anziani, e è una struttura appunto con due ali laterali e una sala principale in legno. Lunga d'ora di entrare. Dei tetti molto particolari. Però vediamo prima uno strumento che io conosco. Tu conosci, Gabriella? Posso indovinare, ecco. Sicuramente questo è un mulino. Si fa da noi per preparare il formaggio di soia, vero? È una macina. È una macina, quindi che noi questo... non riusciamo a smuovere, purtroppo. Non ce l'ho fatto. Ce l'ho fatto. E quindi si mette... I semi della soia di si soia. Mettono lì. E poi si tira. E il latte esce. Quindi questo è uno strumento molto utile per i nostri antenati. Tutte le famiglie l'avevano. Sì. Tutte le famiglie. Anche da questa parte c'è un'altra pietra, io dico. Cosa fa? E questo so di cosa si tratta, perché ho provato a prepararlo, ma senza successo. Qui si preparano i dolci dell'anno nuovo, Nian Gao, che sono fatti di riso glutinoso, che viene pestato con un martello di pietra pesantissimo, per questo non sono riuscita. Ah, quindi si fa con questo bastone così per battere il riso glutinoso. Quindi credo che forse una torta è molto delizioso. Molto molto buono, soprattutto per la festa del Capodanno cinese. Certo, ecco, siamo già dentro a questo cortile tradizionale. Molto bello, e vediamo con questi tetti molto particolari, e ai lati ci sono delle due fenici. Le fenici sono un simbolo proprio di fortuna, di prosperità, sì. Ecco, di bellezza, e sono fatti con una con della polvere di mitili. Le conchiglie dei mitili vengono schiacciate, vengono polverizzate, e poi si aggiungono degli altri componenti, e si arriva ad avere questa pasta di che si chiama Huisu, che qui in questa zona dà origine a molte bellissime decorazioni, non solo nelle case ma anche nei templi. Ecco, qui ci siamo in un'altra camera laterale. Questo è lo studio del maestro della stampa a caratteri mobili di Le A. Ok, quindi lo so che il tuo ventaglio, è proprio creato con questa tecnica, vero? Esatto. Invece io ho una vuota, un vuoto. Come faccio? Allora dobbiamo darci da fare per tra qualche minuto decorare. Vi facciamo guardare una magia per diventare questo ventaglio bianco vuoto come un meraviglioso ventaglio. Quindi entriamo a conoscere questa tecnica di stampa. E a conoscere il nostro maestro. Sì. Quindi ecco, questo c'è già una sala. Ci sono tutti questi dipinti, la calligrafia, tutti creati con questa tecnica. Sì. E vediamo, era una sala di ricevimento che è molto fresca. Sì. È fuori, fa 38 gradi, adesso mi trovo un po' comodo. Ecco, cari amici, ben ritrovati al nostro programma China Walking Tour. Oggi vi portiamo a conoscere un patrimonio culturale immateriale. Cos'è? E la stampa a caratteri mobili di legno, e dietro questa meravigliosa porta antica incontreremo il nostro maestro Wan Quanxiao, che ci appunto decorerà il ventaglio di Guocheng e ci farà vedere dei suoi tesori, ecco, le tessere con cui lavora per stampare le genealogie, per stampare i foglietti devozionali Zhema. Sono sicura che vi piacerà. Quindi, Gabriella, apriamo questa porta e entriamo in un'altra epoca
del passato. È vero. Apriamo. Apriamo. Dai. Dai, apriamo. Ok, ecco, c'è il maestro Wang Chuanqiao che sta lavorando qui nello suo studio per la stampa dei caratteri mobili di legno. Ah, Wang 老师, 这是您刚刚刻的字是吧? 对的。这个是我们一个新经那个刻的字中文。 Quindi questo è una sutra. Sutra sta disegnando, sta creando questi blocchi di legno. Sì. Quindi vedete questa tecnica è molto raffinata, molto difficile. Prima appunto dipinge con il pennello i caratteri al rovescio e poi scolpisce la tessera. E naturalmente sono caratteri di stile antico. Quindi in Italia ho visto che qualche maestri hanno creato questo tipo di cameo. Anche questa è una tecnica molto simile, sì, che è creata con questo coltello. Scultura di pietre pregiate, ecco, dure, come il cameo a Napoli. Eh sì, anche questo qua. In passato questi maestri fanno questi blocchi di caratteri per stampare il zupu. Il zupu, per stampare le genealogie delle famiglie, perché qui sono grandi casate che sono emigrate dal Fujian o dal nord della Cina. Per tenere unite queste migliaia di persone che formavano queste famiglie, la genealogia, che veniva rinnovata ogni 30 anni, era di fondamentale importanza, che poi veniva presentata nel tempio ancestrale con una cerimonia molto solenne, poi si cantava l'opera e si facevano dei festosi banchetti. Ma questo si fa ancora adesso. Sì. Quindi io credo che per stampare con questi caratteri c'è un po' di differenza come scrivere. Vero. Sicuro, perché sono al rovescio. Perché quando noi scriviamo... 刻字是不是要反着刻呀？不能正着刻，正着刻，然后印过来就反了，对吧？对对对对。所以就是那个我们中国人啊，首先是反字写好，写的字母上啊，翻译后来就是按照这个反字的刻，刻要刀法的。啊 quindi prima si deve scrivere questo carattere su questo blocco di legno, ma in forma rovesciato, spettrato. Sì. Così per quando stampa diventa normale. Quindi invitiamo il maestro Wang Chuanqiao di presentarvi un po' il suo laboratorio. Sì, 版画就是那个雕起来，就是印在上上都可以。这个是一块花的玉版啊，印你们那个上我可以印的，是这样。OK, quindi ci sono due tipi di lavorazione. Una questa è un blocco per come una matrice. È una matrice per stampare. Per stampare. E poi ci sono anche gli altri pezzi per la stampa con caratteri mobili. Quindi il maestro ci vuole portare a provare a stampare un ventaglio per diventare il mio ventaglio bianco a un'opera artistica. Wang老师，您看我的还是空扇，你给空扇，我把你印出来可以印，头上呢有小朋友自己选，还你这把扇子小一点，可以他那个印东部。 Quindi il maestro fa stampare il ventaglio bianco, e adesso molti bambini, a loro piace questo tipo di ventaglio tutto creato a mano. Quindi, anche perché è molto utile, che fa tanto caldo. Certo. Quindi, e poi è un'opera d'arte. Quindi dopo questa magia, anche il mio ventaglio sarà bellissimo come il tuo. Esatto. Prima deve mettere l'inchiostro, vero? Deve inchiostrare. Quindi il maestro ha già inciso molto tipo questo tipo di tavolette, questo tipo di matrice. Vediamo la magia, eccoci. Questa è la stampatrice più moderna di un'epoca. Sì. Ok, guardate.
Questi ci sono due gemelli, vero? Due gemelli. Questo è Sun Dunpo, è una poeta molto famosa. Di epoca Sun. Di epoca Sun. E, okay. Quindi ha preparato anche un altro ventaglio più grande della mia, del mio. Quindi con questa proporzione sarà meravigliosa. Quindi Gabriella, ho già chiesto il maestro Wang, ha detto che noi possiamo fare questo come un souvenir per i nostri spettatori fortunati. Wow, quindi è poi, davvero un privilegio. E poi dopo, questa diretta il maestro mette il suo timbro per come una autorizzazione per questo ventaglio unico, pezzo unico, tutto fatto a mano. A te piace? Tantissimo, quindi vediamo chi sarà il nostro spettatore fortunato. Cari amici, vi ricordate che state guardando il nostro programma diretta Cena Walking Tour. Gabriele, vuoi partecipare un po'? A provare a come fare? Non è più sicuro che lo faccia lui, perché anche lo so, per questi gesti, questa inchiostratura che sembra così semplice. Vuoi dare una mano? Devi farla nella direzione giusta, non puoi farlo così non a non caso. È una cosa. Ok, quindi un altro souvenir. Quindi oggi abbiamo due souvenir e potremo decidere due spettatori fortunati e vedremo chi sarà. E scriveteci quale creazione a voi piace. Ok? Quindi, quindi il maestro Wang vuole fare ancora un altro per noi, perché a lei. Quindi anche questa peonia è stata incisa dal nostro maestro. Guardate, sono i disegni molto molto fini, come, proprio come un disegno. Come la peonia vera. Come una peonia vera, vero? Soprattutto quando si tiene questo come un ventaglio, c'è tutto questo stile orientale. Sì, però ci sono anche persone che coltivano peonie in Italia. In Italia, vero? Ma sai in quale parte? No, in diverse regioni ho sentito, perché sono talmente belle che sono... Eccoci, ne abbiamo ancora un'altra. Grazie, quindi vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e si iscrive al nostro gruppo su Facebook, così chi sarà fortunata può ricevere il nostro pensiero di questi ventagli meravigliosi. Ecco, Wang Lao Shi, questo, ho capito, è che si usa la carta di 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 carta 那个坦下的嘛 1988年是我印的，它里面呢就是一袋一袋上面的红线了，88年，88年，88年就是那1988年，对对对，他们是一袋一袋的红线，是不是73年就开始做那个毕业了，对对对对，中学毕业了，后来就是马上就开始，OK， quindi subito dopo la sua laurea in liceo quindi ha cominciato a questo mestiere. Guardate qua in fondo c'è questa pozza come una registrazione per l'intervista delle composizioni di queste famiglie e poi hanno stampato con questa tecnica di stampa a caratteri mobili di legno di questo tipo di
registro. Anche tutto questo è una poesia, una poesia. Una poesia tutta stampata con questa tecnica. Ma la cosa Gabriella, quindi in passato questi maestri portano utilizzavano queste tavole, queste tavole con delle con una specie di reticolato in cui si mettono le tessere qui, questo è un reticolato di legno e quindi decine di queste tavole venivano portate a bilanciere. Dall'artigiano che lavorava per mesi, anche anni, per realizzare una genealogia con migliaia di membri di questa famiglia. Lì ci illustrerete, ci illustrerà come fare questa composizione di queste tavole per stampare. È proprio il processo concreto di realizzazione. Quindi questa è la casa nuova del maestro Wang Fengqiao. Ecco. Ecco, meravigliosa, ci sono tutti questi tavoli di questi caratteri. Ecco, questa è la parte per creare questa composizione di questi fogli. Ci sono tutti questi caratteri come un deposito di questi caratteri. Quindi per formare... Quindi vediamo, quindi il maestro deve prendere con molta precisione questi caratteri, questi blocchi e mettere in questa tavoletta. Ma lo so, io ho detto che abbiamo fatto questo scelto, se non c'è un scelto, se 我有一首诗的祖先传下来就是一个口诀对口诀呢就是那边有个君王令殿堂朝服敬顺的君是群众的群众的早列就是文章章啊还有端尊端啊还有的专门的列就是这样子找过来很方便是这样。Quindi dentro queste tavolette ci sono migliaia di blocchi di caratteri, quindi è molto difficile da prendere una. Quindi dai loro maestri antenati hanno creato un tipo di poesia da ricordare, quindi possono avere un tipo di una modalità di archivio, quindi può ricordare subito in quale parte si trova questi caratteri. Quindi ci vuole molta esperienza, quindi è molto... Quindi ci fa un esempio per trovare il Rui, il caratteri Rui, quindi il nome di questa città, Rui'an, Rui. Quindi subito, due secondi. Rui'an, Tiao Wan Bian, Jun Wan, Zhu Wan Le Zhao. Quindi due secondi ha preso questa. Il classificatore. Eh sì. Quindi hanno un loro record. C'è il radicale. Quindi poi il maestro ci farà vedere come stampare questo foglio. Quindi,
Quindi sta finendo questo lavoro di composizione e poi andiamo di là per stampare. Quindi questo è un lavoro molto molto complicato, Gabriella. Complicatissimo, che richiede tempo, che Anche richiede la delle grandi pazienza. conoscenze, Sì. appunto, di storia, di storia dinastica e le varie dinastie, la Ecco, questo c'è già una classificazione. tavoletta pronta. Io non so leggere perché tutti i caratteri sono spettrati, rovesciati. Rovesciati. E poi solamente dopo aver stampato potremo leggere cosa si tratta.咱们现在就是上面均匀的刷上这些墨，是吧，王老师？是这样，今天天气啊，挺热哈。他们那个这个木盒子木头就是很干燥的。对。首先呢，把一点那个水分给它木头吸进里面，啊，以后呢，上呢不会吸掉。那如果水不打，它们就是马上就墨吸掉，印不起来的，是这样哦，quindi in questo periodo fa troppo caldo, quindi questo tipo di legno diventa secco. Quindi prima di stampare deve mettere un po' di acqua sopra, mentre, umida, e poi aggiunge questo tipo di inchiostro per stampare. Quindi tutte sono queste esperienze.咱们现在还需要调整一下它的紧密因程为度，它对吧？固定一下，如果是不要固定，它松动了，印不起来，是这Quindi 样。adesso sta facendo un passaggio per fissare questi caratteri, per avere una forma più precisa. Ah, Gabriella, questo è un tipo di宣纸per scrivere, vero? 这个基本上那个印加布呢，用宣纸，宣纸呢有修长的价值，它们几百年不会褪色，对，质量好Quindi的，对。questo tipo di carta di noi come diciamo? Dell'Anhui, Di qua si Anhui. dice carta di riso, Carta di anche riso. se contiene anche una Sì. corteccia di un albero, più gli steli del riso, non è Quindi completamente carta di riso. il maestro ha detto che anche questo tipo di carta può conservare centinaia di anni, Due, vero? è molto pregiata, è la più pregiata della Cina, Sì, anche è Xuanzhe. un materiale ideale per fare questo Due. registro della famiglia. Ok, vediamo Come lo cosa fa. mette? Come lo. Ah, ok. Anche un modo molto particolare perché lascia questa parte Spazio. in basso. Quindi di solito anche per il primo foglio si fa come una prova. Come una prova anche per controllare la qualità di questo inchiostro. Questo è un lavoro molto importante per la storia cinese, perché con questo tipo di registrazione potremo risalire i nostri antenati, vero Gabriele? Sì, e fa proprio da compendio alle storie ufficiali cinesi compilate dai funzionari. Queste sono compilate da popolani. Certo. Quindi Quindi le due ha una insieme. storia più di 800 anni o 600 anni? Dunque, in questo villaggio oltre 300 anni, però prima che i Yuan emigrassero qui, lo praticavano già nel Fujian, già dall'epoca Yuan, quindi 700 anni. Ecco. Ecco, Però in questo villaggio più di 300. sta finendo questo grande lavoro di stampa a caratteri mobili di legno. Cari amici, vi ricordo che state guardando la nostra diretta China Walking Tour e questa è una magia, è una stampa nel passato, era moderno. Eccoci, Gabriella, vediamo. Quindi in passato, quando non c'era il computer, non c'era le stampatrici, i nostri maestri usano questo tipo di Certo, caratteri mobili per stampare. È anche una cosa molto
sviluppato. È stata un'invenzione estremamente importante perché attraverso la stampa si possono stampare, la tecnica di stampa si possono stampare e pubblicare i libri, e questo aiuta appunto l'educazione a livello popolare, a livello proprio generale. Quindi questa invenzione cinese, sia della carta oltre 2000 anni fa che della stampa centinaia di anni prima appunto dell'invenzione di Gutenberg dei caratteri inventati in Europa, appunto i cinesi l'avevano già inventato, e quindi è una delle invenzioni più importanti, ecco, dell'umanità. All'inizio si fanno la stampa con una tavoletta intera, quindi per molto uso. Quindi poi hanno sviluppato questa tecnica con caratteri mobili, quindi si possono ripetere a usare, quindi una cosa più economica e facile. Però i libri interi venivano ancora stampati non con questa tecnica, ma con le matrici stampate. Ah, certo. Ogni pagina era una matrice. E questo serve soprattutto per le genealogie. Genealogia. Eccoci. Ce l'hai già. Ah, puoi una. Quindi è bellissimo questa uscita. Ruiyan Qian Zhuang Shi, Zhu Hu, Zhuang Yi Zhu. Zhu Yi Zhu. Zhu 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 Hu. Zhu Yi Zhu 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 Hu. Cioè Xin Zhuang de, Teniamo questo a mostrare ai nostri spettatori. Poi c'è anche la data, leggila. C'è anche la data, Gongyuan 2021 dopo Cristo, è per la ricreazione, per la revisione di questa genealogia. Quindi, cari amici, oggi vi abbiamo portato a fare una visita su questo patrimonio culturale immateriale e abbiamo conosciuto il maestro Wang Chuanqiao. 今天呢我们带我们的观众一起来见证了一个我们的世界级的非遗，认识了我们的王传桥老师。然后王老师呢给我们准备了这些印好的扇子，可以提供给我们的朋友作为一些奖品。 Quindi il maestro Wang ci ha creato qualche ventagli creati con questa stampa a matrice, quindi una lavorazione tradizionale, tutto fatto a mano, e poi dopo il maestro metterà il suo timbro. Quindi vi invitiamo a seguire la nostra pagina e guardare la nostra diretta, e chi sarà fortunata potrà ricevere questi ventagli. Questi meravigliosi ventagli. Datevi subito da fare, okay. Collegatevi con la pagina. Ok, quindi Gabriella, ringraziamo l'accompagnamento dei nostri amici, anche il maestro Wang. Grazie. 那我们跟我们的观众朋友打一个招呼，我们再见，欢迎他们来到这边。 Quindi cari amici, arrivederci e benvenuti a Ruiyan, a Dongyuan Cun, per guardare di persona questo lavoro. Quindi ciao a tutti!